Sempre in diretta dal Salone dell'Auto di Torino 2018, adesso siamo allo stand Suzuki in compagnia di Massimo Nalli, il presidente di Suzuki Italia. E cosa c'è di bello da vedere qui a Suzuki? Direi tutto. Auto, moto, motori marini. Anche. In effetti, oltre alle auto e alle moto per cui Suzuki è nota agli italiani da diverso tempo, dai primi anni 70, sì. I motori fuori bordo stanno diventando un'interessante nicchia. In effetti il motore fuori bordo Suzuki è riconosciuto, soprattutto nelle grandi potenze, come il migliore in assoluto nel compromesso tra potenza e peso. Qui portiamo un motore poi con una chicca tecnologica che fa un po' quello che facciamo già benissimo sulla terra, cioè la trazione integrale. Abbiamo due eliche, non solo una, così che se un po' d'acqua sfuggiva alla prima elica, arriva alla seconda, ecco. E quindi l'accelerazione migliora e anche la stabilità in navigazione. Questa è la produzione. Quali modelli per ognuna delle linee prodotto? Beh, il motore da 350 cavalli, la moto, il GSXR 1000, che fa 202 cavalli su 202 kg di peso, 1-1 quindi, 1-1, che è un rapporto peso-potenza quasi da competizioni. E per il settore auto siamo su una interessante Swift Sport B-Racing, che è una serie limitata a 11 esemplari, sold out sul nostro sito. La nota di colore a cui facevi di riferimento, oltre al giallo-nero della B come ape Racing su cui siamo seduti, sì, è riferita alla nostra ibrida. Abbiamo voluto rappresentare il concetto dell'ibrido Suzuki in modo visuale, in modo concreto. Come abbiamo fatto? Beh, ibrido in fondo è l'unione, è la commistione di concetti diversi, questo è il significato intrinseco di ibrido. E allora abbiamo voluto interpretare anche con la Hybrid Art una installazione temporanea che durerà solo alcuni giorni, i giorni del Salone Valentino, fatta dal live artist borgese, un milanese che ha vinto anche il campionato mondiale di questa disciplina, che ha un po' rovesciato, così come nel concetto di ibrido, i canoni classici della pittura. Se fino, diciamo, a partire dal Brunelleschi, a partire da un foglio, si cercava di dare la profondità, la prospettiva, quello che Borgese ha fatto sul nostro stand è l'esatto opposto. Dipingendo una vettura vera e una modella in carne e ossa, arriva a dare l'impressione bidimensionale di un foglio, di una tela. È formidabile. Bene Massimo, ma già che hai tirato in ballo il discorso dell'ibrido, ti volevo fare questa domanda. Siete stati un po' voi precursori del mild hybrid, che tanto adesso sta piacendo anche ad altre case. Cosa mi sai dire a proposito di questa tecnologia e se magari avete intenzione di implementarla e svilupparla poi su altri modelli? Il mild hybrid di fatto è l'ibrido del futuro. Non mi sorprende che altre case stiano seguendo Suzuki su questa strada, in quanto è la scelta immediatamente, che la tecnologia consente immediatamente di rendere disponibile, che genera già diversi vantaggi ai fini della riduzione delle emissioni nocive. La nostra soluzione, oltre a chiamarsi mild, con un po' di presunzione noi la chiamiamo anche smart, intelligente, perché di fatto non impatta o impatta positivamente sull'ambiente, riducendo, certo, i consumi in città del 15-20%. Non impatta sullo spazio disponibile all'interno, per esempio, del bagagliaio, perché le batterie sono contenute e stanno sotto il sedile di guida. Non impatta sul peso, per la stessa ragione. Le batterie sono di piccole dimensioni, non impatta sullo stile di guida, non c'è bisogno di una spina per ricaricare nulla, la vettura si ricarica da solo nelle fasi di decelerazione e non impatta sui costi, perché a 1000 euro di differenza sul prezzo di listino noi forniamo tutti i vantaggi che la soluzione ibrida prevede. Quindi Suzuki l'ha identificata per prima, ma non ci stupisce, il DNA di Suzuki è sempre stato quello di migliorare, di cercare di migliorare la vita dei nostri clienti in qualche modo, e con il mild hybrid ci siamo riusciti. Bene, grazie mille Massimo, sei stato super mega gentile. Grazie di esserti fermato da noi.